Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui per farvi vedere il mio make-up look per andare a scuola. Adesso che sono iniziate le video lezioni, diciamo che non mi servirà tanto, però ci tenevo comunque a farvelo vedere. Detto questo, sì, se ve lo state chiedendo, ho anche cambiato colore di capelli, mi sono fatta dei colpi di luce, ma vabbè. E niente, vi lascio il video e basta. Un bacio. Bene ragazzi, ho applicato il siero di The Ordinary, quello all'acido ialuronico, e ho applicato sopra la crema. Adesso passo ad applicare questa mini size del primer di Benefit, The Professional, e vado ad applicarlo solo nella zona del naso, del mento, che sono le parti in cui io mi lucido di più, ma ne basta veramente ragazzi pochissimo, quindi sì. Vi dico la verità, non lo uso sempre, cerco di alternarlo perché comunque è un prodotto abbastanza siliconico che non fa respirare la pelle, quindi lo uso proprio quando sento che la mia pelle è ben idratata e di conseguenza si lucida di più. Come fondotinta vado a usare questo qui, che in realtà è una BB Cream CC Cream di NYX, si chiama Be With Me, e vado ad usare la colorazione numero 05 Beige. Visto, non applico tantissima BB cream perché voglio comunque un effetto leggero, e passo poi al terzo step, che è appunto quello del correttore. Questo qui è uno step che varia, non faccio sempre, lo faccio quando di solito ho qualche brufoletto, qualche imperfezione che voglio coprire, e in questo caso voglio andare a coprire questa macchia che mi è rimasta di un brufolo che ho schiacciato. Non applico la cipria perché in questo periodo la mia pelle è molto secca e preferisco non applicarla perché me la va a seccare ulteriormente, quindi passo direttamente alla terra. Come terra uso sempre la stessa, ovvero la Hoola di Benefit, e vado ad applicarla con un pennello che non è per niente adatto ad una terra, però va a dare un effetto molto naturale. Andando avanti passo poi al blush, in realtà faccio una combo di questo qui in crema di L'Oreal e di questo set di The Balm, dove ci sono tutti questi blush. Di questo ne prendo veramente pochissimo perché è abbastanza pigmentato ed è molto arancione, quindi non voglio dare proprio un effetto bam, e vado a sfumarlo. Uso poi Balm Desert per fissare appunto lo stick che ho messo sotto, e ne vado a mettere veramente veramente poco. Lo metto anche sul naso, questa cosa è una cosa che potete fare o no, dipende se vi piace, ma piace avere il naso un po' arrossato, quindi la faccio sempre. Per quanto riguarda gli occhi uso sempre lo stesso blush che ho messo sulle guance, vado a prendere un pennellino, sempre appunto lo stesso blush che è Balm Desert, e vado a stenderlo sulla, diciamo, sulla piega. Per quanto mi riguarda, io uso lo stesso colore che metto sulle guance perché mi piace appunto che, diciamo, siano uguali, però se non vi piace appunto questa cosa potete anche usare un altro colore. Vado poi a fissare le sopracciglia con questo gel trasparente di Kiko, di solito uso o questo qui o uno di NYX, e le pettino appunto verso l'alto. Voilà. Per quanto riguarda l'illuminante, ne uso questa volta uno in crema, questo qui è di Becca ed è Opal, se non sbaglio, esatto. Ne vado a mettere un po' sul palmo della mano, così. Poi con il dito ne prelevo un po' e lo vado a mettere nei punti in cui voglio, quindi il naso, l'arco di Cupido, lo zigomo, e basta. Vado a sfumarlo, non ne metto tantissimo perché questo qui è veramente tanto tanto illuminante. E poi vado a prendere lo stesso illuminante, è appunto sempre Opal di Becca, e lo metto appunto sopra quello in crema. In questo periodo sto usando il Maxi Mod di Kiko, con cui mi trovo molto bene. Però se volete altri mascara, visto che mi chiedete sempre che mascara usi, vi consiglio uno low cost,
questo qui di Essence, che è la Love Extreme Crazy volume rosa, quindi questo qui è una boccettina rosa perché mi sembra che ci sia anche nero o blu. Mentre se volete andare su un buon mascara che però costi un po' di più, vi consiglio questo qui, che è il Bad Girl Bang di Benefit. Questo qui penso sia il mio preferito in assoluto perché ha uno scovolino che amo, non so se si vede, e però va a separare le ciglia veramente strabene e le incurva tantissimo, le volumizza tantissimo, quindi se volete spendere un po' vi consiglio questo qua. Il movimento che faccio io per applicare il mascara è un movimento che non è a zig zag perché non voglio andarle ad appesantire troppo, non è questo il fatto che voglio, ma è andare appunto a pettinarle, quindi faccio semplicemente così. Ovviamente potete decidere voi quanto volume avere e io non esagero, non mi piace esagerare per andare a scuola, quindi sto abbastanza sul basic. Per quanto riguarda le labbra vi consiglio o di andare su un gloss che comunque è molto più confortevole, oppure quello che faccio io è andare ad applicare un burro cacao, io uso questo qui di Yves Rocher al karité. E poi andare sopra con un rossetto, una matita, quello che volete, in modo che anche se il prodotto è matte non vada a seccare troppo le labbra. Io in questo caso uso questa qui che è un Soft Matte Lip Cream di NYX nella colorazione Abu Dhabi. Mi piace un sacco fare questa cosa perché comunque vado a dare colore alle labbra però senza appesantirle troppo, perché comunque non mi piace stare a scuola e avere tutte le labbra raggrinzite perché sono secche. Basta ragazzi, questo è il look, come vedete abbastanza semplice, ci vogliono veramente 10 minuti a farlo la mattina, ve lo assicuro. Spero che il video vi sia piaciuto, se fosse così lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, andatemi a seguire su Instagram, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.